La giornata si apre con un nuovo caso che contrappone magistratura e politica. Oggi il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta dei legali di Silvio Berlusconi perché all'ex premier venisse concesso di andare a Bruxelles per un vertice del Partito Popolare Europeo. Ferma la protesta di Forza Italia. Al pari di qualunque altro condannato in via definitiva, hanno spiegato i giudici, Silvio Berlusconi non può in nessun caso lasciare l'Italia. A Roma, invece, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, dopo aver incontrato il corpo diplomatico, ha dichiarato che c'è un disagio sociale, ma che la ripresa si coglie già e si consoliderà l'anno prossimo e nel 2015. Intanto prosegue il cammino parlamentare della legge di stabilità. Approvata in Commissione Bilancio della Camera, è iniziato oggi pomeriggio il dibattito in aula. Molto probabile la richiesta di fiducia anche alla Camera per consentire al provvedimento di tornare in Senato per la terza lettura ed essere approvata in tempo per Natale. E un ultimo appello di modifica alla legge di stabilità giunge al Presidente del Consiglio dal Forum delle Associazioni Familiari. Si chiede maggiore attenzione ai problemi delle famiglie, spiegando che ad esempio la nuova imposta sugli immobili penalizza i nuclei con molti figli a carico, anche se in possesso della sola casa di abitazione.